Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi mi trovo qui a Villa Deati, in provincia di Alessandria, a fare la prova della quarta XC di Villa Deati, gara di cross country che si terrà domenica 7 aprile con partenza ore 10:30, organizzata dai Cinghiali SPA. La società che lo organizza, come dicevo, sono i Cinghiali, l'ente organizzativo è WISP. La gara è aperta a tutti gli enti della consulta, ma alle sole categorie amatoriali. Questa è una prova unica per il campionato regionale Master. Qui alle mie spalle, come vedete, c'è la piazza di Villa Deati, dove ci sarà partenza-arrivo. E ancora qua più indietro, alle mie spalle, vedete, visto che la giornata è fantastica, vedete tutto l'arco alpino, spero si possa vedere. Allora, parliamo del tracciato. Il tracciato si sviluppa in circa 4 km, stiamo parlando di circa 170-180 metri di dislivello giro, e dopo vi darò tutte le informazioni strada facendo. In questo momento posso iniziare a dirvi che il percorso è bello, è divertente, è interamente sterrato, abbiamo solo il lancio e un centinaio di metri di asfalto in mezzo al tracciato. È idoneo a tutte le abilità di ogni biker, quindi la gara è aperta sia alle bike che alle muscolari. Il tracciato non è così tanto impegnativo, quindi discesa divertente, non troppo veloce, quindi adatta a tutti, e le salite sono un pelino ripide, quindi diciamo che bisogna avere una buona gamba, ma anche chi è meno allenato come me può portare tranquillamente a termine la gara divertendosi. E come dicevo prima, questa è la quarta edizione di questa gara, ma è il secondo memorial a Davide Piglia, un atleta tesserato da Speedy Bike di Asti, che sarà anche colui che farà parte di questo evento, come società che darà dei premi ai vincitori di ogni categoria. Quindi grazie a Daniele e a tutta la Speedy Bike. E dicevo, memorial a Davide Piglia, atleta della mia categoria, amico di battaglia sui sentieri di gara. E purtroppo qualche anno fa ci ha lasciato, era proprio di queste zone, e quindi trovo anche giusto e doveroso organizzare un memorial in suo nome, anche perché in questi sentieri, se non ricordo male, lui si veniva ad allenare molto spesso e gli piacevano molto, quindi è anche un'occasione in più per partecipare a questo evento, portare rispetto a Davide, ok? E niente ragazzi, allora adesso strada facendo, vi darò tutte le indicazioni del caso, vi rinnovo l'invito a domenica 7 aprile, Villa Deati. Partenza della gara ore 10:30. Da Villa Deati al momento è tutto. Ci vediamo tra qualche giorno. Ciao! Allora, ecco qua, come vi ho detto prima, dopo il lancio in salita dal centro del paese che ci porterà alle spalle di questa chiesa che è dietro di me, si percorrerà questa discesa che farà sempre parte del lancio e ci andremo a immettere sul sentiero di gara. Praticamente qui di fronte a me ci sarà il proseguimento della discesa del lancio e ci si andrà a infilare in quel single track. Mi raccomando, al lancio entrate adagio perché è molto stretto e alla fine di questa discesa si girerà a destra sul vero tracciato di gara, che è poi l'anello che andrà ripetuto 4 o 3 volte in base alla categoria. Quindi adesso andiamo direttamente giù e vi faccio vedere il giro effettivo. Questa sarà parte della discesa del lancio, quindi questo è ancora lancio e da quel che ho capito si farà il contrario in salita alla fine dell'ultimo giro per tornare all'arrivo. Ecco, qui fate molta attenzione perché ci si entrerà tutti insieme. Questa fa parte del lancio andata e ritorno e qui a destra, alla mia destra, inizia il vero giro e qua alla mia sinistra finisce ogni anello e si riparte, si riprende dal di qua. Ora iniziamo il giro. Parte subito con una discesa, quindi vi ho detto di fare attenzione al lancio, di non esagerare, ma avrete già capito che chi arriva prima, si infila in questa discesa per primo, ha sicuramente già un vantaggio, ok? Però fate attenzione. Non c'è niente di difficile, tutto molto divertente. Quindi percorso a questi single track non tanto veloci, quindi non c'è rischio di farsi male. Ci sono alcuni di questi ostacoli che sono facilmente aggirabili,
ma c'è come una sorta, diciamo, di chicken line, ma in realtà non si perde neanche un secondo. Questo è l'unico pezzo di asfalto dell'anello, che sarà se no 200 metri, per poi tornare sullo sterrato. Le salite di questo anello di gara sono tre, le tre salite importanti. Questa è la prima, molto ripida, ma non lunghissima. Poi c'è la seconda, che è quella che secondo me è dove si farà la differenza, perché è molto lunga, ripida e lunga. E poi la salita finale, anche quella non molto lunga, ma molto molto ripida come questa. Ora io sto provando il giro oggi, che è martedì, dopo la Pasquetta, quindi sapete tutti quanta acqua è venuta giù in questa settimana, ma come vedete il percorso si fa senza mettere giù i piedi neanche in questa parte molto ripida. Il terreno è fantastico, io ho già fatto due giri, questo è il terzo, per impararlo un po'. Ovviamente con l'acqua e il vento di questi giorni il tracciato non è tirato a lucido, ma da qui a domenica avremo i sentieri con erba tagliata e foglie soffiate via, quindi un percorso gara tirato a lucido. Qui la prima salita termina, c'è una strada bella larga dove si può fare i sorpassi. Il percorso è alla portata davvero di tutti. Qui c'è di nuovo una deviazione a sinistra secca in salita. Questa salita è breve e non troppo ripida. Diciamo che da quel che ho potuto vedere è un percorso fatto con delle salite che sono preappropriate ad un uso di pedalata assistita, quindi e bike, che sono molto ripide. Però se hai una buona gamba, anche per le muscolari, qua si gira a destra, dovete seguire i cartelli rossi XC del Monferrato. Dicevo, se hai una buona gamba, in queste salite puoi fare davvero la differenza con una muscolare. E in discesa non c'è niente di difficile, ma è molto divertente. Non troppo veloce, quindi anche per chi non è... Qua si gira di nuovo a sinistra secco. Ecco, un consiglio che vi posso dare è quello di tenere dei rapporti sempre abbastanza agili a questi incroci, perché si gira secco sempre in salita ripida. Quindi stavo dicendo, un percorso alla portata di tutti anche per le discese, non essendo, mangiato un moscerino, non essendo un percorso troppo tecnico e con qualche ostacolo artificiale, qualche saltino, qualcosina così tranquillamente aggirabile. È un percorso che va bene per tutte le capacità tecniche, senza rischiare di farsi male. Qui si scende a destra e si va verso il secondo single track. Qua abbiamo un po' di contropendenza. Come vedete, una discesa, un rilancio.
una discesa, un rilancio, per poi fare salite abbastanza cattive. Vedete, c'è ancora un po' di foglie da pulire, ma il terreno è perfetto, eh. Anzi, trovare un terreno così domenica sarebbe tanta roba. Anche qui di nuovo si gira a sinistra e qua inizia la salita importante di cui vi parlavo prima. In questa salita, secondo me, si fa la gara. Bella lunga, dura. Io che non ho la gamba qua, perderò un pochino rispetto a quelli bravi. E chi prende vantaggio qua lo porta fino al prossimo giro, per poi riprendere ancora più vantaggio. L'anello è di circa 4 km, con più o meno 170-180 metri di dislivello ad ogni singolo giro. Quindi abbastanza intenso. Come sempre, i video non rendono, ma credetemi che questa salita è parecchio dura. Quindi per me in gara sarà da gestire. E se non ho capito male, almeno nel frattempo vi tengo compagnia. Se non ho capito male, le categorie fino ad M4 comprese, quindi fino a Master 4 compresi, faranno 4 giri completi, mentre invece le categorie dagli M5 in su faranno 3 giri completi. Quindi poco più di un'ora di gara fino agli M4, un po' meno di un'ora di gara dagli M5 in poi. Qui sta quasi per finire la salita importante. Adesso spiana un pezzetto per poi risalire ancora un attimo. Vedete lì di fronte a me l'altro cartello, si gira a sinistra. Qui si risale ancora un attimino, per poi iniziare a scendere su questa strada larga e si imbocca uno strappo ripido sulla destra che ci porta a un single track breve ma divertente.
quindi qua finisce la salita, inizia un pelo di discesa. Molto larga e spaziosa. Qua rallenta e scala, perché sulla destra c'è questo strappo abbastanza importante che dovrà essere ancora un po' pulito. È un bello strappo, è un cross country proprio cattivo in salita, divertente in discesa, l'ho già detto, però è questo cross country. Qui si fa questo single track che vi dicevo prima, un pelo lento ma divertente. E qua si ritaglia in questo incrocio e si prosegue per il giro di nuovo in strada larga. Qui avete di nuovo tutto il tempo per sorpassare e prendere posizione. In cima a questa specie di salita gireremo a destra in mezzo a una vigna, c'è l'erba ancora un po' alta, anche qui verrà tagliata e pulita. Ecco, qui a destra e qui si va a imboccare ancora un single track divertente, veloce questo. Ed è finito il single track. Ora si risale lungo questa stradina larga e andiamo ad imboccare l'ultimo single track del tracciato, e a mio avviso il più lungo e il più bello anche. Quindi qua si apre il gas per chi ne ha, per mettersi davanti, è pieno di moschini, sto continuando a mangiare moscerini, proteine. Eccolo qua, ci siamo, praticamente siamo arrivati alla fine di questa strada. Dove ha inizio l'ultimo single track e poi ci porta a prendere l'ultima salita.
l'ultimo strappo. Me la ricordavo più corta, ma è un po' più lunga di quello che pensavo. Eccolo qua, imbocciamo il single track, si chiama Mark S1, un pochino più tecnico degli altri, ma molto più divertente. Qui basta solo aprire i freni e far correre la bici. Qua abbiamo un bel droppino. Opa! Si può tranquillamente girare a fianco. Come vedete non c'è solo discesa, ma c'è anche da pedalare. Molto stretto qua. Avete visto? È un po' più lungo degli altri. Yep. Yep. No stress. E si gira. Qui la facciamo scodare un po'. Piccolo guadino per rinfrescarci i piedi. Altro saltino. Piattone molto veloce che ci porta all'imbocco dell'ultima salita. Parlando è ancora più dura che farla in silenzio. Stavo perdendo l'abitudine. Wow! Qui a destra inizia la salita. Che ci porta alla fine dell'anello. Qui si imbocca sulla sinistra un altro bel salitone ripido. Adesso è bagnato con questo rigagnolo d'acqua che fa un pelo scivolare, ma io fino adesso l'ho pedalata a tutti i giri, quindi fra 3-4 giorni che sarà la gara, 5, sarà tutto asciutto. Ragazzi, stiamo arrivando alla fine del giro. Questa salita è lunga, lunga. Meno lunga dell'altra, ma tanto ripida e dura. Io quest'anno è il mio primo video che faccio. Quest'anno avrò deciso di fare poche gare, ma solo quelle belle e divertenti. E se ho deciso di dire che verrò qua domenica, è sicuramente uno tra quei percorsi bello e divertente. Quindi rinnovo l'invito, domenica 7 aprile, Villa De Ati, memoria alla Davide Piglia, sua memoria, amico atleta nella mia categoria. Se vi piacciono i miei video, come sempre iscrivetevi, non costa nulla, e lasciatemi dei like, grazie. Qui finisce il giro. Qui di fronte a me riparte l'anello, all'ultimo giro, da quel che ho capito, si ritornerà
su da questa salita per fare il lancio al contrario e arrivare al traguardo. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo tra qualche giorno qui in griglia di partenza, carichi a pallettoni e diamo tutto quello che abbiamo in gara, e a fine gara ce la brindiamo con qualche birra in allegra compagnia. Ciao!